diciamo che la moneta popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e entriamo subito questa sera nel cuore di una problematica che noi abbiamo trattato più volte in questa trasmissione, cioè la previsione che si possa ritornare alla scala mobile. E noi abbiamo messo in evidenza questa prospettiva perché evidentemente quando si va a contrapporre alla scala mobile la flessibilità, con la scala mobile si tenta di salvaguardare il salario dalle spinte inflazionistiche, quindi si tutela un legittimo diritto del lavoratore. Con la flessibilità si tutela un'illegittima pretesa della banca. Perché? Chi è che ha interesse a rivalutare è il salario, chi è creditore del salario e giustamente deve essere pagato con un salario che conserva il potere d'acquisto. Quando invece si vuole combattere la scala mobile, quindi non si vuole pagare per le spinte inflazionistiche il lavoro fatto dall'operaio, dall'impiegato, eccetera, evidentemente si tutela l'interesse di chi è proprietario della moneta e la dà in prestito, cioè della banca. Ora, quando si è creato questo conflitto in quest'ultima vertenza sindacale tra imprenditori e sindacati, il conflitto è stato posto in modo strategicamente sbagliato e gli errori strategici sono i più gravi, perché sono quelli maggiormente devianti, sono gli errori iniziali, come diceva Platone, gli errori iniziali sono quelli maggiormente devianti. Quel problema è quello di stabilire di chi è la proprietà della moneta, perché se noi diciamo che la proprietà della moneta è della banca, la banca ha interesse alla deflazione, perché aumentando il potere d'acquisto della lira aumenta il valore della moneta di sua proprietà, quindi si arricchisce la banca, è ovvio questo. Mentre invece quando noi diciamo che la proprietà non è della banca ma dei cittadini in quanto tali, tutti i lavoratori, sia il datore di lavoro che il lavoratore, tutti e due hanno interesse a una conservazione del potere d'acquisto della moneta, perché sono i proprietari della moneta all'origine. Ecco perché allora quando si dice il principio che noi apriamo il discorso moneta al popolo, se il popolo ha la proprietà della moneta è chiaro che tutti i cittadini hanno interesse a difendere la moneta dalle spinte inflazionistiche, mentre oggi chi ha interesse alla difesa dall'inflazione è la banca, che illegittimamente è proprietaria. E che significa illegittimamente? Perché all'atto dell'emissione la banca emette prestando, prestare una qualità del proprietario, quindi si appropria dei valori monetari che peraltro sono creati da chi li accetta. Ho avuto la fortuna, pochi minuti fa, durante la trasmissione per cellulare, mi ha chiamato da Cosenza l'avvocato Scarpelli, che è un mio buon amico, e collabora anche culturalmente sulla linea della proprietà popolare della moneta ed è nostro delegato per la zona della sua città, della zona di Cosenza, per il sindacato di chiusura. E allora che cosa avviene? Avviene che Scarpelli ha fatto il quesito alla Banca Centrale Europea e ha detto alla Banca Centrale Europea, siccome nessuna norma del trattato di Maastricht dice di chi è la proprietà dell'euro, noi vogliamo sapere di chi è la proprietà dell'euro all'atto dell'emissione, e si è confermata la regola, che gli si appiccica la lingua, perché ha risposto
Io l'ho avuto pochi minuti fa, quindi non sono in grado di dare in dettaglio il nome e il cognome vero del responsabile, però mi ha detto che è stato pubblicato su Sole 24 Ore, sopra il servizio che fa Sole 24 Ore, che si chiama Euroforum, e anche su internet c'è la risposta del delegato, dell'incaricato della Banca Centrale Europea, proprio che ha lo scopo di dare tutti i ragguagli. Questo ha detto, puramente e semplicemente, ha risposto chi emette la moneta è la Banca Centrale Europea, però non ha risposto alla domanda, perché l'emissione non è la proprietà della moneta. Emettere vuol dire stampare e distribuire, ma la proprietà della moneta non ha risposto, e il fatto che non ha potuto rispondere ha confermato la regola che quando noi poniamo questo quesito a tutti i banchieri, a tutti i funzionari dei ministeri collegati agli interessi della grande usura, tutti quanti hanno il fenomeno del blocco, si paralizza la lingua si appiccica al palato, non sanno rispondere. Tu mi devi dire chi è proprietario della moneta. Qualcheduno ha tentato di dire, ma la moneta è un cambio, come ha detto Massimo Fini, il quale in un dibattito che ho avuto con lui sul problema della moneta, e quindi discutendo anche il suo libro La moneta, sterco del demonio, gli ha detto la moneta è il nulla. Allora, se la moneta è il nulla, noi dobbiamo, primo, mettere in libertà tutti i ladri di denaro, perché avrebbero rubato nulla. Secondo, per noi dovrebbe essere indifferente avere denaro in tasca o non averlo se la moneta è il nulla, perché avremmo il nulla in tasca. Allora, di fronte a queste risposte, tutti quelli che sostengono il principio del tacere sulla proprietà della moneta si trovano in difficoltà, perché non possiamo più tollerare silenzi di questa gravità. Noi, fra meno di 10 mesi, tra 9 mesi e 30 giorni e 27-28 giorni, noi avremo la fine della lira. La lira sarà trasformata in pezzi di carta. Quindi, arrivato a questo punto, noi dobbiamo chiarire, primo, che l'euro non può essere considerata moneta legale se non si dice chi è il proprietario dell'euro all'atto dell'emissione. Questo è ovvio, perché non si può dire nella fase della circolazione chi è il creditore e chi è il debitore. Il silenzio della Banca Centrale, confermata qualche minuto di fa dall'avvocato Scarpelli, perché la Banca Centrale non risponde a questa domanda di chi è la proprietà dell'euro, allora, siccome è confermato che non si sa chi è il proprietario, è confermato che l'euro non può essere considerata moneta legale, perché è vero che le banche centrali dei singoli stati hanno sempre emesso prestando, però è una prassi che ha creato una consuetudine controlegge, illegittima, come mi ha confermato il procuratore Ettore Torri, il quale ha detto: professor Riti, lei ha dimostrato il reato. Sì, il reato c'è, ma è stato sempre così. È una prassi che ha consolidato questa regola, questa consuetudine, per cui all'atto dell'emissione la banca emette prestando, perché tutti accettano in prestito il denaro all'atto dell'emissione. Questa accettazione che cosa ha causato? Ha causato la più grande truffa di tutti i tempi, di cui nessuno si è accorto. Ma oggi che ci siamo accorti della truffa, perché con la teoria del valore indotto che noi abbiamo elaborato nella nostra scuola monetaria dentro l'università, questa dimostrazione, questa ricerca è la prova ormai definitiva che oggi noi abbiamo aperto gli occhi. E siccome l'euro non è ancora entrato in circolazione, noi possiamo dire l'euro non è moneta legale. Io non posso considerare l'euro moneta a corso forzoso, cioè ho il diritto di rifiutare l'euro, se non mi dite che è il proprietario all'atto dell'emissione. E noi abbiamo anche precisato che chi deve essere dichiarato proprietario è chi crea il valore della moneta, non chi la stampa. Se è vero questo principio, quindi noi dobbiamo dire che l'euro va dichiarata di proprietà dei popoli europei, il che significa che all'atto dell'emissione la banca centrale deve stampare e accreditare, non stampare e addebitare, cioè prestare. Perché se la banca centrale si frega la proprietà oggi, commette dei reati.
E noi abbiamo detto gli stessi reati che abbiamo contestato a Ciampi e a Fazio, e che noi qui ribadiamo, e che sono stati confermati da Ettore Torri, procuratore generale presso, sostituto procuratore generale presso la Procura di Roma, il quale ha detto, presso di lei ha dimostrato il reato, basta. Quindi quando io ho dimostrato il reato, non esiste una consuetudine che può consolidare la trasformazione di un reato in un atto lecito, perché la continuazione del reato non è una purificazione di un delitto che si trasforma in atto lecito, ma è un aggravante, perché la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente della responsabilità. E allora qua dobbiamo cominciare a chiarire che quando si dice Giacinta